Qui però c'è una mucca di peluche. E vabbè. E abbiamo messo anche un nastino giallo. È il nastino giallo che mi fa impazzire. Allora, dopo i momenti di fulgore, tutte le cose belle, sono arrivati anche i momenti un pochino più difficili e duri. E c'è un aneddoto che mi è successo nella vita, che io spero che rappresenti il momento più basso della mia carriera artistica, che riguarda una mucca. Che riguarda una mucca. Ma devi vera? Una mucca vera. Ora voi l'avete rappresentato giustamente, ma si parla di una mucca vera con un foulard giallo vero. Ti spiego, c'era in questo periodo, diversi anni fa, che gli agricoltori, per sensibilizzare la comunità europea per le quote latte, portavano a giro questa mucca, che si chiamava mucca Carolina. Vabbè, pure le Carolina, però in questo momento... Mucca Carolina con questo foulard, e veniva portata nelle manifestazioni e negli spettacoli, che era un modo per sensibilizzare questo problema. In realtà era diventata una specie di star, perché comunque si era vista in televisione, quindi le persone la acclamavano. Cioè, era famosa questa mucca Carolina. Famosa, relativamente famosa. Facciamo questo spettacolo in Umbria, dove ci sono tanti artisti e c'è anche la mucca Carolina, per cui lì c'era il palco, nel parterre dietro eravamo tutti in artisti e sta mucca in un angolo. Capisco subito che i primi a esibirsi sono quelli più importanti, di artisti più famosi. Più famosi, sì. Quindi via via, dal più famoso in giù, cominciano a esibirsi e andare via, per cui il parterre dietro comincia a svuotarsi, fatto che rimaniamo in 3 o 4 della mucca Carolina. Bene. Allora continuano a chiamare gli altri artisti, via via gli altri, rimaniamo io e la mucca Carolina. Cosa penso io? Che lei, in quanto mucca, sarà l'ultima a salire sul palco, no? Perché probabilmente. Quindi, quando io non vedevo, sentivo solo il presentatore, quando il presentatore sento che dice: e ora ecco a voi, io mi alzo per andare a cantare, avendo risolto, mi preparo, e ora ecco a voi la mucca Carolina. Questa, Rosanna, meriterebbe... Una delle tue notizie. Quindi scusa, tu hai cantato dopo la mucca Carolina. Con tanto di ricordo della mucca sul palco, spero, voglio credere che questo sia il momento più lo basso. Lo sai come si dice a teatro, no? Sì, lo so. E allora ti ha portato fortunissima. È vero. Ma insomma, perché dopo quanto tempo ti ha portato fortunissima? Ma ti ha portato fortunissima. Cioè, noi ora ridiamo, però davvero sì. Tu sei tornato a casa distrutto. Sul momento sì, sono tornato abbastanza avvilito, non tanto... perché comunque avevo capito che non ero proprio più desiderato da nessuno, semplicemente quello. Succede. Eri consapevole? Sì, ero consapevole, non ne facevo un cruccio, perché la mia felicità o non felicità non dipende dal successo che uno ha, credo che dipenda dall'amore che si ha verso le proprie cose, nel mio caso verso la musica. Io ho sempre continuato a fare musica anche nei momenti più difficili, ho scritto colonne sonore, ho fatto il produttore, lo faccio ancora, scrivo canzoni per altre, suono, faccio concerti. A volte la musica mi ha fatto vivere in modo generoso, a volte mi ha fatto solo sopravvivere, però ho sempre vissuto con la musica, questa è la mia missione che ho nella vita. Il successo o il non successo c'è come non ci può essere, siamo in un ottovolante, ma cerco di prendere il bello del bello che mi dà e di non sicuramente abbattermi quando questo non succede. Non ti sei mai abbattuto? Mai, Paolo? Beh. Lo sai che non ti credo, però. Caterina, non è che ci si abbatte più che per me stesso, perché io ero consapevole, sono consapevole di questo meccanismo e so che si può essere alle stelle come alle stalle, mai parola più indicata. Però mi dispiaceva più per persone che questa cosa non l'avevano vissuta, come mio figlio che quando ho fatto Sanremo non era neanche nei miei sogni di padre, e anche per i miei genitori che non, magari non si giustificavano tutto questo successo e poi dopo un certo punto non c'era più. E anche per loro che questa vittoria di ora mai più ha rimesso tanti pezzi a posto nella mia vita. Allora. Nel 2001 poi il tuo matrimonio finisce e si parla appunto di fallimento per entrambi. Come sempre la fine di un matrimonio, certo. Sì, cosa strana perché ci siamo separati, cioè l'11 settembre 2001, cioè ricordo questo fatto di vedere delle immagini che tutto il mondo ha visto da una parte mentre io discutevo con lei di cose, era una situazione veramente surreale.
E niente, i matrimoni finiscono. Detto questo, rimane un, come è nel caso con la mia ex moglie Cinzia, un rapporto meraviglioso che non è fatto solo per il bene comune che è il nostro figlio Francesco, ma quanto per stima e rispetto che abbiamo l'uno per l'altro. Tu pensa che Cinzia è ancora una persona, quando io scrivo una canzone nuova, che deve ascoltare quello che faccio perché voglio la sua approvazione. L'amore... Beh. L'amore si trasforma. L'amore si trasforma. Qualcuno potrebbe dire, allora perché vi siete lasciati? Perché le nostre strade si erano divise e non condividevamo più lo stesso modo di vivere, perché l'amore si trasforma, diventano altre cose. E quindi è normale, lei ha un compagno nuovo che è felicissima, io ho una nuova compagna e sono felicissimo. Tu da poco però. Io da pochissimo. E... Guarda come lo dice, come un ragazzino. Ma è più piccola di te? Sì, ma non tanto. Lei ti ha regalato questi jeans tutti? No, credo li giovincello? Credo che li disapprovi fondamentalmente, ma come avrai capito, sono uno che fa un po' le cose come vuole, a parte i calzini. Meno male, meno male. E quindi niente, un bellissimo rapporto che c'è ancora oggi e quello è, insomma, un bellissimo rapporto anche con mio figlio Francesco. Ma avrete perché... litigato, cioè avete... Sì, perché sennò... Non... Beh, insomma, voglio dire, è chiaro, però ti dirò, veramente c'è stato molto... ho avuto molti più litigi con le mie fidanzate successive che con lei, cioè è una cosa strana, però quando capisci che non sei più la stessa cosa, io mi sono fidanzato che avevo 16 anni con lei, e da 16 anni non sei la stessa persona che ne sei poi a 35. Credo che quello che mi è successo mi ha spostato l'equilibrio della vita, ma una persona cambia ugualmente, sia che faccia il cantante, sia che faccia qualsiasi cosa che fai. Quindi a volte da 16 anni vedi una cosa, a 30 un'altra, ma non rimane il bene che c'è, rimane sempre. Ti ripeto, Francesco ne è una conseguenza, non un problema di questa cosa. Quanti anni adesso, bello. Francesco? Adesso ne ha 21, guarda che figo. Mamma mia, che bello, che guardalo. Ma mi somigliate? Sì, io ero così. Il problema è che lui deve rendersi conto che diventerà così. No, dai!